partite in una abbiamo visto questa sera? Se non soffriamo non ci piace. Purtroppo la pallavolo è fatta di questi aspetti qua psicologici, pensi di aver chiuso la partita e invece c'è la risalita dell'avversario che prova il tutto per tutto, perché tanto ormai pensa anche lui di aver perso, tu la subisci un attimo, l'abbiamo vissute miliardi di queste situazioni. E sono contento che siamo riusciti a non mollare di testa e portarla a casa. Ma la svolta, Ivan, quando è stata? Ma la svolta è girata all'inizio secondo set. Perché ci siamo guardati e abbiamo detto, ragazzi, fa parte del gioco, abbiamo perso un set, sono cose che capitano, quindi si va avanti, siamo forti, cerchiamo di mettere in pratica quello per cui abbiamo lavorato, l'abbiamo fatto. E sarebbe finita molto prima se non ci fosse stato quel calo lì, però ripeto, normale, ci sta a questo punto del girone, terza partita, un po' di pensieri che ti annebbiano la testa, ci sta. Sarà un mondiale lungo, ti aspetti anche qualche set, se non delle partite intere di riposo? Ma al momento sto bene, cioè oddio, stavo meglio 2 giorni fa, per carità, fisicamente, però non stiamo male, ho visto anche gli altri ragazzi comunque hanno retto bene fisicamente, quindi ci aspettiamo di entrare in forma un po' più avanti, quello sì, nel secondo girone magari, a partire dal secondo girone, quindi il clima come sentite è carico, quindi va bene così. Inizio un pochino incerto, poi dopo però l'Italia è cresciuta, inizio tranquillo anzi, poi dopo l'Italia è cresciuta, ha fatto vedere che anche sotto la pressione insomma sa gestire, è un'Italia che è pronta per andare avanti e per crescere ancora. Ma inizio tranquillo, inizio dove ci hanno messo sotto pressione e ricezione, perché a loro entrava la battuta e noi no. Quando non ti entra la battuta è difficile giocare contro chiunque, poi i ragazzi argentini comunque sono gente esperta che sa giocare a pallavolo, quindi la chiave è stata quella lì. Poi è entrata la battuta, si sono alzate le percentuali di ricezione, d'attacco, di conseguenza qualcuno si è caricato la squadra sulle spalle, quindi bene.